sceglie una terza. A me di Roma piace il rap come col veleno e sale. Tu del rap sei la capitale, fillo il turco e con le bombe a mano. Per luglio vai più giù, diventa un siciliano. Me... Ciao, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Come ti chiami? Bera, Nicola Berardo. Come si chiama il progetto che porti avanti? Non ha un nome, è solo quello che mi piace fare. Cosa fai in questo progetto? Scrivo su testi di rap, su basi hip hop o che dir si voglia. E niente, mi limito a far questo e rappare. Quando è incominciato più o meno? Quest'anno è 2022, iniziato nel 2018 più o meno. E perché proprio il rap? Perché ho iniziato ad ascoltare tanto rap ormai da 4, 5, 6, 7 anni, forse un po' di meno di 7. E niente, la forma d'arte che mi trovo più a mio agio a esprimermi. Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Allora, per quanto riguarda il rap possiamo dire principalmente i Green e Primo. Per il resto possiamo dire Bob Marley, Michael Jackson. Vabbè, poi se parliamo di rap un sacco di gente, Tormento... Colender Fomento, non mi fermo più, Bassi Maestro. Ti piace anche l'old school? Beh, anche se non mi piace chiamarla così, direi principalmente quella, se vogliamo etichettarla. Che cosa ti spinge a fare musica? Beh, innanzitutto rappare, nel semplice fatto di rappare, è una delle cose più belle che faccio nella mia vita, e la sensazione che provo quando ho davanti anche 3-4 persone e gli faccio la mia strofa è spettacolare. E scrivere mi dà talmente fastidio in certe circostanze che mi piace da morire, non riesco a smettere. Di cosa trattano le tue rime? Principalmente di cosa sento e, se la vogliamo proprio chiamare così, autocelebrarsi, un po' di critica sociale. E più che altro quello che penso e quello che non riesco a dire tanto in giro. Come avviene il processo creativo per arrivare ad una canzone? Cerco un beat, a meno che non ne abbia uno che mi sia stato inviato, e se mi soddisfa inizio a mettermi con la musica a palla e scrivere o rappare finché non mi esce qualcosa di buono o cancello, comunque così che nasce. Ma non è un problema, tu sei sente. A quanto pare va tutto bene, se sei convincente. Sono pure arrivate, non vuoi dire quanto sono belle. Ora puoi dare il nome alle persone direttamente sentendole. Togli un sacco di tempo, ora non devi più ascoltarla attentamente. Ma quanto vorrei che finisse tutto un po' più tardi. Hai già registrato delle tracce? Sì, sì, ho già un EP registrato, uscito su Spotify, più un'altra traccia, e ho già registrato un bel po' di tracce con Jekyll, che c'è oggi, ma principalmente io scrivo e poi le porto ai live. Live, appunto. Ti piace il palco o ti terrorizza? Beh, ovviamente c'è una parte che mi terrorizza, ma più che terrorizzarmi mi mette un po' di tensione, ma penso che se io voglia portare avanti questo progetto della mia musica sia necessario imparare a fare bene i live ed è... Penso che la cosa che amo di più fare. Ti piace più il momento intimo della sala prove o sul palco? Beh, mi piace più sul palco, la sala prove non mi fa impazzire perché non mi sento a mio agio a cantare in sala prove. Qual è stato il posto che ti ha emozionato di più? Beh, direi che lo sarà stasera, perché aprire Bassi Maestri è un'occasione che non si ripete, anche se posso mettere Collisioni, perché ho suonato anche Collisioni, ma finora... Togliendo oggi, finora il più bello è stato Altanaro per il 25 aprile. Che cosa non deve mai mancare durante un tuo live? Un microfono. Pensi che l'aspetto sul palco, le visual, la parte di immagine sia importante oppure no? Ma sicuramente è una parte di importanza, ma ora come ora non è una cosa che mi interessa. L'importante è scrivere e far bene i live e poi il resto viene da sé. Lockdown. In questi 2 anni sei riuscito ad andare avanti a sviluppare maggiormente il tuo progetto musicale? Ho scritto abbastanza, tanto. Non ho registrato troppo, ma ho scritto tanto. Ti ha permesso di espandere il tuo progetto oppure ti ha fatto deprimere? No, mi ha permesso di espandere il progetto particolarmente. Social, li usi, non li usi? Ma ho iniziato a capire che almeno se metto qualche storia di qualche pezzo che esce, male non fa. Hai in progetto nuovi progetti?
Ma il punto è sempre andare avanti come si è fatto adesso, scrivere, rappare e vedere cosa succede. Quali sono tre artisti che bisogna assolutamente conoscere? Ma ti posso dire i Green, anche se l'ho detto tre volte. Jekyll, poi ti dico Mother. Perfetto, molte grazie. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao ciao. Cambio verso, sono muto, troppo muto. Prometto il prossimo coglione, tranne lo saluto. Dimentico il motivo per il quale sono uscito. Ma se tornare male non sono pentito. Arrivo al punto, io mi dico dove sono giunto. Rispetto al punto da cui sono partito. Allora, non posso dedurlo, tappa di rutina curra. Questo è il sunto. Ho già visto un paio di cuscini, mentre c'è quel portafoglio. Forse lasciato da mio fratello l'altro giorno. Quando scordo, poi ricordo il cui dell'altro giorno.